rispetto alla votazione dei nuovi senatori. Due liste significa che c'è più espressione di volontà popolare, di scelta popolare da parte dei cittadini. Non dico che c'è qualcosa di più rispetto al nulla del potere che i cittadini hanno, gli elettori hanno nella scelta effettiva di chi mandare tra i consiglieri regionali in Senato a ricoprire la carica di nuovi senatori. Questa delle due liste è una delle tante ipotesi, non si sa quali verranno scelte, che si potranno applicare nella scrittura della futura legge elettorale del nuovo Senato. Dire che ci sono tante ipotesi per scrivere una legge significa dire che questa legge è stata scritta con i piedi. Grazie, Presidente. Grazie, onorevole Toninelli. Onorevole La Russa, prego. Fatto che questo emendamento sia stato dichiarato ammissibile significa che non contrasta con la comma 6 dell'articolo 2, che prescrive che vi sia in qualche modo che si tenga conto della composizione del Consiglio regionale. Allora, se non contrasta con la norma che dice come deve essere la legge ordinaria di attuazione, ci sembra che sia un ottimo emendamento. In sostanza dice che quando l'elettore, sia pure in concomitanza con le elezioni regionali, cosa che per noi rimane un errore, andrà a scegliere contestualmente anche i senatori, almeno gli sarà chiaro chi sono i candidati che aspirano a diventare senatori e deciderà lui tra quei candidati col metodo proporzionale chi e quanti sono. Non deciderà dopo il Consiglio regionale in base a qualche alchimia o a qualche accordo dietro le spalle degli elettori. Per questo motivo voteremo a favore di questi emendamenti. Grazie, non ho altri iscritti a parlare. Metto in votazione. Onorevole Sanna, prego. Grazie. Essendo noi alla quarta lettura parlamentare del testo di riforma costituzionale, abbiamo, e lo dico stavolta senza aggettivi, il dovere di guardarci all'indietro e vedere da dove nascono anche le impostazioni lessicali che stiamo osservando. Il Senato ha discusso abbondantemente su questo punto e noi non abbiamo necessità, io credo, per sviluppare tesi legittimamente differenti, come quelle che abbiamo ascoltato nella presentazione e nella spiegazione degli emendamenti, di ridicolizzare quello che è stato fatto in quella sede. È stato semplicemente ricondotto ad una razionalità di sistema un'impostazione per la quale il Consiglio regionale dà mandato ad alcuni consiglieri regionali e li elegge senatori di rappresentare quell'istituzione nel Senato della Repubblica, ma al tempo stesso quel consiglio regionale sarà vincolato nella scelta delle singole personalità da mandare in Senato a quanto hanno indicato gli elettori in sede di elezioni.